Saluto Ministro, buongiorno, ben arrivato negli studi Buongiorno, di Agorà. Ministro Danilo Toninelli, Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Allora, usciamo da questo racconto bellissimo che ci ha fatto il nostro inviato da Taranto. Che futuro ha l'Ilva? allora, sicuramente è un futuro che è stato e di Taranto che è stato danneggiato dalla vecchia politica, dei vecchi partiti che non hanno avuto una visione lungimirante. Oggi la responsabilità che ci assumiamo è quella di contemperare, di trovare una giusta sintesi tra il diritto al lavoro, che è sacrosanto ed è costituzionale, col diritto alla salute. So che il ministro Di Maio e il vice premier Di Maio ci sta lavorando molto e penso che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, possa dare le prime risposte importanti per una realtà tanto delicata. Le posso chiedere solo Certo. una spiegazione, perché nel contratto di governo c'è scritto, leggo testualmente, si parla di un programma di riconversione economica basato sulla progressiva chiusura delle fonti inquinanti. Che vuol dire all'atto pratico? Cioè l'Ilva chiuderà oppure no? Ma io penso che sia in corso una grandissima analisi. Per chi avesse visto la realtà di Ilva, è una realtà di un'immensità territoriale più grande addirittura della città stessa. Significa che intervenire su alcuni ambiti all'interno della stessa struttura, cercando di riqualificarli con ammodernamenti che portano a minore inquinamento e un maggiore efficientamento energetico, non significhi danneggiare la struttura, non danneggiare l'industria, ma significa efficientarla mantenendo il livello lavorativo attuale. Torniamo sul tema delle migrazioni, perché ha visto la Guardia Costiera, oggi c'è un'intervista sul Corriere della Sera dell'ammiraglio che dice noi non diremo mai di no a un SOS. Nei giorni scorsi Matteo Salvini aveva detto, sostanzialmente aveva fatto intendere, insomma, che la Guardia Costiera dovrebbe invece non rispondere a questi SOS. Lei ieri intervistato ha detto noi, io con la Guardia Costiera non posso dire cosa deve fare perché c'è autonomia. Però, insomma, mi spieghi come deve essere? La Guardia Costiera deve rispondere agli SOS lanciati dai barconi oppure no? Innanzitutto ci sono delle convenzioni internazionali che non solo deve rispettare l'Italia, ma che devono rispettare tutti i paesi, e sono 23 i paesi che si affacciano al Mediterraneo. La Guardia Costiera sta rispettando questa legge qua e soprattutto ha negli ultimi anni pattugliato un'immensa area marittima, che è quella del Mediterraneo centrale, andando anche oltre quelle che sono le nostre competenze marittime, e ha salvato circa 1 milione di vite umane. È un dato straordinario, assumendosi responsabilità l'Italia e la Guardia Costiera italiana anche di altri paesi. Non c'è alcuna contraddizione tra quanto fa il sottoscritto, quanto fa il Ministro dell'Interno e quanto fa la Guardia Costiera. Però c'è una novità. La novità importante è che anche grazie all'Italia oggi la Libia ha una Guardia Costiera riconosciuta a livello internazionale, su cui stiamo ancora lavorando, perché i mezzi con cui la Guardia Costiera libica pattuglia il mare libico nella fine settimana hanno permesso di salvare 1.000 vite umane e di riportarle indietro. Quanto ha subito come attacchi la nostra Guardia Costiera italiana? È pretestuoso, perché non è vero che non risponde agli SOS. Quando viene chiamata la Guardia Costiera ha l'obbligo giuridico di intervenire, ma se deve prendere il comando delle operazioni, se l'intervento deve essere fatto in mare libico e c'è la Guardia Costiera libica riconosciuta internazionalmente, non può intervenire la Guardia Costiera italiana. Ed è questa la grande differenza. Ed è stato detto chiaramente, perché proprio pochi giorni fa si è creato, si chiama SAR, il Search and Rescue, che è la ricerca e il salvataggio di queste persone che si trovano in mare in pericolo di vita, ed è di competenza libica. Quindi non c'è nessuna contraddizione, ma c'è il rispetto del diritto del mare. Se compete a noi, li salviamo noi, se non compete a noi, deve intervenire qualcuno Sempre a d'altro. proposito dell'intervista di questa mattina alla Guardia Costiera, l'ammiraglio dice sì, abbiamo un obbligo giuridico, ma abbiamo anche l'obbligo morale di rispondere a questi SOS. Non le sembra singolare che abbia dovuto specificare con questa frase? Guardi, io penso che oggi, io ho avuto modo di conoscere molto la Guardia Costiera in queste settimane che mi sono insediato, ci sia veramente un grande applauso da fare ai nostri, li chiamo militari del mare in divisa bianca, perché molto spesso siamo intervenuti anche quando non dovevamo intervenire. E nessuno avrebbe potuto dirci nulla, perché laddove non avevamo responsabilità,
L'esempio classico, l'attuale, Lifeline. Lifeline interviene in mare libico, nonostante l'ordine della Guardia Costiera libica di non farlo. Stava intervenendo la motovedetta libica. Lo fa, si dirige verso nord ed entra in mare maltese. A quel punto la responsabilità non era dell'Italia, ma era di Malta di aprire eventualmente i porti, oppure di tornare indietro, Lifeline, e andare in mare libico e dare alla Guardia Costiera libica. Ma l'Italia in questo caso cosa sta facendo? Con il Presidente del Consiglio Conte sta trattando con gli altri leader dei paesi europei per cercare di risolvere una questione di cui non ha alcuna responsabilità, e penso che questo sia il grande livello di moralità, di umanità e di generosità che l'Italia ha sempre dimostrato, ma che deve essere un virus che si deve espandere in tutta Europa, perché l'Italia fino ad oggi ha salvato solo lei tantissime vite umane, e solo lei ha dovuto gestire anche la prima accoglienza, la verifica delle richieste di asilo. È una cosa che non si può più fare, e il fatto che in 15 giorni di nuovo governo del cambiamento abbiamo portato a livello europeo il tema migratorio, che non è un'emergenza, è un dato strutturale. Le migrazioni c'erano 5 anni fa e ci saranno sempre di più, vanno governate e vanno gestite. Io, come mia competenza, come saprà ieri, ho avuto modo di parlare telefonicamente col mio omologo, ministro dei trasporti Madouk, in Libia. Abbiamo trovato nella Guardia Costiera italiana altri mezzi, altri motovedette, da poter dare in dotazione alla Guardia Costiera libica. Sa che effetto straordinario che fa questo? Non fa partire più i barconi. E se i barconi partono, possono salvarli nell'immediatezza delle coste libiche, perché quando si distanzia molto che iniziano ad esserci dei problemi. E questo eviterebbe, poi concludo, alle ONG che stanziano circa meno di 30 miglia dalle coste libiche, di attendere, quasi richiamare questi criminali scafisti che accompagnano i barconi della morte, caricarli, girarsi verso nord e andare verso l'Italia. Dopo le chiedo un giudizio sul lavoro delle ONG e su quello che in questo momento il ministro dell'Interno Salvini sta facendo di fatto contro di esse, ma prima le voglio far vedere una clip, Enzo, e così la commentiamo insieme. Sì, Monica, abbiamo visto più volte Matteo Salvini esprimersi, parlare delle ONG e delle loro attività nel Mar Mediterraneo. Ieri sera però Luigi Di Maio su Rai 3 a Carta Bianca ha espresso parole che forse non avevamo mai sentito da lui. Vediamolo nella clip numero 4. Il tema vero di tutta questa storia è che quando si fa un salvataggio in mare bisogna farlo. Quando una ONG si mette in prossimità della costa libica con dei droni, guarda i flussi migratori dove stanno arrivando e poi aspetta lo scafo, lo scafista, prende i migranti, li mette sulla barca e li porta in Italia, lì non so più se è salvataggio o traghettamento. Noi stiamo cercando di dire soltanto che in questo momento, se lasciano la Guardia Costiera, la Marina Militare, la Guardia Costiera Libica a lavorare in queste acque, lavoriamo meglio. Poi, se una nave sta nella zona di recupero, sì, e soccorso di Malta, è Malta che deve rispondere, oppure se sta in quell'area sempre nell'Italia, perché noi abbiamo la zona di recupero e soccorso libica e ce la stiamo sobbarcando noi, quella di Malta ce la stiamo sobbarcando noi, quella italiana ce la stiamo sobbarcando noi, la Spagna e la Francia chiudono i porti e ci abbiamo scritto Giocondo in fronte. Ministro, qual è il suo giudizio sulle ONG che operano nel Mediterraneo? Sono eroi civili che sacrificano, insomma, le loro vite per salvare altre vite, o taxi del mare? Allora, io ho analizzato molto in questi giorni sull'ONG. La prima cosa che ho voluto analizzare è il rispetto della legalità, che è fondamentale. E in questo caso avete potuto vedere che sempre in 15 giorni di governo abbiamo scoperto che ci sono due ONG, poi verificheremo anche le altre, che navigano in maniera illegittima, illegale. Battono bandiera olandese, noi abbiamo interloquito immediatamente con il governo olandese, il quale in una nota ufficiale ha risposto: non sono nostre, non sono registrate nei registri navali olandesi, quindi sono navi apolidi, navi che alcuni li definisce anche navi pirate. Poi sono andato nel tecnico, ho verificato il tipo di imbarcazioni, sono navi da diporto, significa sono navi di navigazione ordinaria. Trasportare al massimo 50 persone, ne sta trasportando 234 più l'equipaggio, sono degli irresponsabili, non sono dei soccorritori, sono degli irresponsabili, perché i governi, qui il vero centro, devono intervenire, non solo l'Italia, i governi europei, i governi di 23 paesi che si affacciano al Mediterraneo, non solo l'Italia, devono intervenire con dei mezzi, anche internazionali, prima di tutto per evitare le partenze di questi gommoni della morte, perché quando questa povera gente sale sui gommoni pagando, rischia già la vita, ma queste ONG non stanno facendo altro che richiamare a sé
queste persone e quindi incentivando questi tentativi di partenza verso l'Europa. Quindi non stanno facendo un lavoro a favore per soccorrere, ma stanno complicando le cose. Lo stanno facendo nonostante il governo, in primo luogo italiano, si stia impegnando tantissimo e continui a salvare vite umane. Perché quello che ha fatto la Lifeline è da irresponsabili ed è illegittimo, perché il comando dell'operazione, e si parla di legge, di legalità, di convenzioni internazionali, l'aveva presa una nave libica che avrebbe salvato tutte le vite umane. E quindi ha voluto mettersi al centro dell'attenzione quei ragazzi e quelle ragazze, quei bambini e quelle madri che sono che sulla Lifeline. Che cosa le viene in mente quando pensa che ci sono tra quelle 234 persone dei bambini piccoli che sono in mare ormai da 7 giorni? Ma guarda, io mi addormento la sera, mi sveglio la mattina pensando sempre a questa cosa, però sono veramente orgoglioso, ma glielo dico non da ministro, ma da cittadino italiano, quello che ha fatto l'Italia in questi anni. Però dico, è giunto il momento di separare il salvataggio delle vite dalla gestione dei flussi migratori come richieste di asilo. Qua è il vero fulcro, quello che sta accadendo ora. Malta sta aspettando di aprire il proprio porto perché sta aspettando l'ok non solo dall'Italia, che c'è sempre, che c'è stata. Il governo Conte, il presidente Conte ha già detto: noi ci prenderemo la nostra quota di richiedenti asilo sulla Lifeline. Sembra che l'abbia detto finalmente anche la Francia, sembra che lo stia dicendo la Spagna, stiamo aspettando altri paesi europei. Questo significa superare sostanzialmente una regola folle che dice: siccome sbarcano tutti in Italia, l'Italia è il paese del primo approdo, l'Italia fa tutto, gestisce tutto e ha anche il costo economico oltre che umano dell'immigrazione. Deve essere più breve perché abbiamo ancora un minuto. Bene. Le devo chiedere un altro po' di cose. Ha fatto bene secondo lei presidente Fico l'altro giorno quando in aula ha interrotto un deputato dei Fratelli d'Italia dicendo: usi dei termini più adeguati, le persone che migrano non fanno la pacchia? Ma certamente, ovvio che sì. Qua stiamo parlando di salvataggio di vite umane, ma l'obiettivo è quello di non fare più partire. Ma lo sa che la pacchia è finita è una citazione, insomma un'espressione che usa sempre Salvini? Guardi, è condivisibile secondo lei nei toni? Posso dire che a me interessa poco. È condivisibile nei toni? Ma non le rispondo, nel senso, a me interessano i fatti. Con Salvini sto lavorando. Non mi vuole rispondere? No, non è che non le voglio rispondere. Io sono sono una persona molto pragmatica, penso. Mi interessa poco lo stile comunicativo, mi interessa molto di più quello che si fa. Io mi sento tutti i giorni col ministro dell'interno, con lui concertiamo la linea, stiamo andando a dare nuove navi alla Libia, ci saranno meno partenze, stiamo già ragionando su come intervenire su terra libica o in Niger, al confine con Niger, per evitare che partano, perché non lo dice nessuno, ma già prima di arrivare al confine libico ci sono un sacco di morti di persone che si incamminano per arrivare sul Mar Mediterraneo e poi partire. Noi stiamo cercando di gestire in maniera seria e anche io silenzioso, ma i risultati li stiamo già portando avanti. A livello europeo abbiamo acceso un argomento tanto importante. Io penso che in pochi mesi il problema migratorio sia finalmente gestito a livello europeo, non solo più italiano. Le devo chiedere una cosa sulla TAV, si farà oppure no? Ma sulla TAV stiamo portando avanti un'analisi, ovviamente. Si possono risparmiare molti soldi, non posso oggi darle una risposta specifica, è uno dei dossier che sono sulla mia scrivania, siccome è molto molto importante, prima di esprimermi voglio avere tutti i dati possibili. Le posso dire comunque che oggi alle 18 avrò un colloquio telefonico con la mia omologa ministro francese. Mi dà solo brevissimamente un giudizio su quello che sta succedendo a Roma, l'inchiesta che ha travolto l'amministrazione diciamo romana. E in questo caso le parlo di Lanzalone, che idea si è fatto? Allora, prima di tutto non ha travolto l'amministrazione romana, ma ha travolto una parte di Roma. Non ci sono eletti del Movimento 5 Stelle, sì, che sono stati sottoposti a indagine o arrestati come alcuni. Lanzalone non è un eletto del Movimento 5 Stelle, chiarirà i fatti. Quello che dico è, si parla di Stadio di Roma, l'indagine riguarda lo Stadio di Roma. Io ricordo che abbiamo preso in mano un progetto già in stato avanzato che rappresentava una cementificazione totale. L'abbiamo dimezzata del 50% questo tonnellaggio di cemento. Di conseguenza penso che abbiamo fatto un grande lavoro, aspettiamo cosa dice la magistratura, ma quello è un progetto che noi abbiamo preso e migliorato fin tanto che potevamo. La ringrazio ministro Toninelli di essere stato con noi ad Agorà.